Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di sicurezza domestica e lo facciamo in compagnia di lei, l'HD Security Camera di Sitronic, una telecamera di sorveglianza da interni che ha una caratteristica unica. Io non avevo ancora provato una videocamera di sorveglianza con questo tipo di caratteristica. Sto portando tante versioni delle videocamere di sorveglianza di Sitronic perché comunque ci offre questo marchio tante possibilità di scelta e soprattutto sono telecamere davvero molto molto convenienti dal punto di vista economico. Ma quella che andremo a vedere oggi ha, oltre al prezzo davvero molto interessante, una caratteristica che la rende unica e soprattutto ritengo questa caratteristica davvero molto molto utile, e la caratteristica la vedete già qua nel disegno: sono due telecamere in una. Lei è in grado di gestire due immagini contemporaneamente, quindi avremo due telecamere indipendenti in un'unica telecamera. Ma prima di andare a vedere da vicino, di conoscere le sue caratteristiche, direi di guardare velocemente cosa troviamo all'interno della confezione una volta che l'abbiamo acquistata e poi l'analizziamo da vicino. Troviamo i Fisher e le viti, perché questa telecamera è possibile fissarla anche a muro, come vedremo dopo con la sua staffa. Poi troviamo l'alimentatore e poi troviamo la staffa di cui abbiamo parlato poco fa, regolabile, perché questa telecamera è possibile ovviamente sia appoggiarla su una superficie che fissarla a muro o fissarla su un calorifero piuttosto che un mobile con il suo biadesivo. Poi troviamo il cavo d'alimentazione da collegare all'alimentatore in dotazione, che è un cavo USB, USB Type-C. Ed infine troviamo il manuale di istruzioni, anche in lingua italiana, e c'è da dire che i manuali di Sitronic sono sempre ben spiegati e molto molto dettagliati appunto nella loro descrizione. E poi troviamo lei, la videocamera di sorveglianza Sitronic con doppio obiettivo, la parte sopra motorizzata quasi a 360 gradi. Ed eccola qua, nel suo splendore, la piccola telecamera Sitronic con doppio obiettivo. È una particolarità che la rende sicuramente unica, almeno nel mio caso. Io ho provato tante videocamere di sorveglianza, non mi era mai capitato di provarne una con questa tipologia di obiettivi. Ovviamente la telecamera sotto è fissa, non ruota, mentre la telecamera superiore ci darà una copertura quasi a 360 gradi. Lei è una telecamera da interni, quindi non la potremo mettere all'esterno, a meno che sia molto coperta, quindi non venga raggiunta da pioggia e umidità. Però lei nasce come telecamera da interno, che potremo andare a fissare anche a soffitto con la staffa che abbiamo visto in dotazione nella confezione. E la sua ovviamente particolarità del doppio obiettivo gli permette di avere questa telecamera puntata sempre verso una determinata situazione della nostra abitazione, mentre quella superiore sarà quella che ci permette di visionare il resto dell'area. Infatti io la utilizzo mettendo la telecamera fissa che punta verso una porta di ingresso, mentre quella superiore è quella che gestisco con l'app e vado a vedere il resto delle superfici che lei è in grado di inquadrare. Quindi capite, il senso di utilizzo è proprio questo, cioè la possibilità di avere questa che punta verso un determinato aspetto della nostra abitazione, mentre quella superiore potrebbe servirci per vedere cosa sta facendo il nostro animale domestico, cosa sta facendo il nostro bambino che magari è al piano di sotto o al piano di sopra. Cioè tutte queste situazioni, mantenendo sempre comunque coperta una determinata situazione della nostra abitazione. Per utilizzare questa telecamera di sorveglianza dovremo scaricare l'applicazione Sitronic Pro, disponibile sia per iOS che per Android. Dovremo associarla all'applicazione, quindi in maniera semplice. State già vedendo in sovraimpressione il procedimento, che è davvero molto molto semplice. In pochi passaggi abbiamo associato lei all'applicazione Sitronic Pro. Con l'applicazione potremo gestire poi tutte le videocamere di sorveglianza Sitronic. Avremo tanti rettangolini dove qualsiasi telecamera Sitronic da esterno o interno sarà visibile appunto in questa
app. Una volta installata l'app avremo accesso a tutte le sue caratteristiche e opzioni di configurazione, che per il prezzo con cui ci viene data, ragazzi, sono davvero molto interessanti. Sì, perché il suo prezzo normalmente è di 59 euro, ma spesso, come in questo periodo, c'è un coupon sconto che Amazon ci fa applicare quando andiamo ad acquistare il prodotto di 20 euro. Quindi andiamo a pagare questa telecamera di sorveglianza da interni con due camere separate 39 euro, e un prezzo veramente assurdo, perché 39 euro secondo me al giorno d'oggi si compra veramente veramente poco, e un prodotto di questo tipo con una caratteristica così particolare è davvero molto molto interessante. Ma andiamo a vedere cosa possiamo fare utilizzando lo smartphone e la sua applicazione. Una volta aperta l'applicazione avremo accesso appunto alla telecamera, in questo caso la vedete col nome soggiorno, quindi se io ci clicco sopra ecco che lei è in funzione. Vedete le due telecamere, quella che vedete sopra è la telecamera fissa, mentre quella che vedete sotto, e lo capite anche dal joypad virtuale che ci permetterà di muovere appunto quasi a 360 gradi la telecamera superiore, è quella che abbiamo sopra, anche se a livello di immagini è quella sotto. Allora, lei ha la possibilità di avere anche uno zoom 4x, ovviamente in digitale, infatti lo vedete con il più e il meno qua da parte. Adesso vi sto facendo vedere che entrambe le telecamere hanno lo zoom digitale. Ovviamente, essendo una telecamera di sorveglianza, ha la possibilità della visione notturna ad infrarossi, quindi ovviamente vedremo in bianco nero, ma avremo una qualità molto molto definita anche al buio, ma intendo buio quello proprio che non si vede assolutamente niente. Andando a cliccare in alto a destra sull'ingranaggio, accediamo alle impostazioni, dove possiamo andare a dare un nome alla videocamera, l'ho chiamata soggiorno. Poi potremo andare ovviamente a configurare quello che è la gestione degli allarmi, quindi andando a cliccare qua potremo andare ad attivare la ricezione delle notifiche. Io ce l'ho disattivata perché sennò adesso continuerebbero ad arrivare notifiche, magari dopo proviamo a attivarla giusto per provare come sono le notifiche quando lei rileva un movimento. Poi abbiamo la possibilità di attivare le varie impostazioni riguardante il rilevamento del movimento, perché lei è in grado di rilevare anche solo la figura umana o rilevare quello che sono gli animali domestici o rilevare qualsiasi tipo di movimento, indipendentemente che sia fatto da un essere umano o da un animale. Quindi tutte queste impostazioni, con anche la possibilità di regolare la sensibilità appunto dei vari rilevamenti. Poi sotto abbiamo impostazioni avanzate, dove potremo andare a configurare tutto quello che è diciamo il programma settimanale di quello che vogliamo che lei faccia, quindi sia come orari che come giorno. Quindi se in determinati orari, in determinati giorni non volessimo avere notifiche, non volessimo che lei faccia rilevamenti, potremmo andare appunto a configurarlo in questa impostazione. Poi abbiamo attivazione allarme, qua possiamo andare ad attivare la registrazione dell'allarme su scheda SD, quindi quando lei rileverà un movimento registrerà sulla micro SD non in dotazione, che dovremo inserire noi, quindi troveremo poi all'interno della micro SD tutti i file registrati dalla videocamera. Poi abbiamo quando viene attivato l'allarme, il dispositivo emette una sirena, potremo andare a attivare appunto una sirena con una durata che potremo andare a scegliere, che va da 5 a 30 secondi, ed è una sirena che emette un suono davvero molto fastidioso. Adesso magari proviamo ad andare ad attivarlo, adesso vediamo se mi rileva. Ecco, avete sentito, il suono è molto forte. Adesso la vado a girare, se no continua a suonare ancora. Anzi, vado a disattivare il tutto perché adesso lei vede movimenti, quindi vado a disattivare la sirena e anche la registrazione sulla scheda SD. Poi potremmo andare ad impostare l'audio, che è diciamo un aspetto importante, perché lei ha un audio bidirezionale, quindi l'audio entra dalla videocamera, esce dallo smartphone, o al contrario potremmo fare uscire l'audio dalla videocamera parlando nello smartphone. Questa possibilità ovviamente è comoda soprattutto se dovessimo parlare con un animale domestico che sta facendo magari qualcosa che non deve, o soprattutto ancora più importante con un bambino che magari dobbiamo dirgli qualcosa o dobbiamo fargli fare qualcosa, che magari lui è al piano di sopra, noi al piano di sotto, o addirittura è in casa e noi siamo fuori casa. Quindi qua abbiamo i volumi per regolare appunto l'aspetto audio. Poi sotto abbiamo registrazione piano scheda SD, qua potremo andare a decidere
come vogliamo che lei registri. Abbiamo sia la lunghezza di registrazione, che può arrivare, vedete, fino a 900 secondi, e poi abbiamo, andando a cliccare su impostazioni avanzate, anche qua la configurazione per quanto riguarda appunto i giorni della settimana e le ore del giorno, appunto per se noi vogliamo determinati orari in cui lei non vogliamo che registri qualcosa o stia ferma per quanto riguarda la registrazione su scheda SD. Sotto andiamo ad impostare l'ora, questo è importante, quindi andremo a fare sincronizza l'ora col telefono e salva il fuso orario del dispositivo. Questo è importante perché sono i dati che poi avremo nel file di registrazione, quindi la data e l'ora, quindi è un aspetto importante da fare questa sincronizzazione. Poi sotto abbiamo impostazione predefinita per andare a resettare la videocamera di sorveglianza o riavviarla, e poi informazione del dispositivo, dove abbiamo controllo aggiornamento che ci permetterà di andare a fare l'aggiornamento firmware della videocamera, se mai ci fosse la disponibilità appunto di un nuovo firmware da scaricare. Qua faremo tranquillamente l'aggiornamento in maniera veloce e molto semplice. Allora, queste sono le configurazioni e le opzioni disponibili. Poi, una volta entrati invece nella live, abbiamo queste altre impostazioni. Abbiamo il simbolo dell'autoparlante, che se io vado ad attivare, adesso non so se sentite, ma esce l'audio dallo smartphone, perché la mia voce entra dalla videocamera ed esce dallo smartphone. Stessa cosa al contrario, se io tengo premuto il microfono, la mia voce entra dallo smartphone ed esce dalla videocamera di sorveglianza. Ovviamente adesso si sente malissimo perché è tutto qua. Poi abbiamo la possibilità di selezionare se vogliamo un ritorno video, quindi la live che andiamo a vedere la vogliamo in SD o in HD. Questo poi dipende dalla, diciamo, nostra rete, del nostro wifi, quindi l'SD rimane sicuramente più fluido, l'HD potrebbe avere dei lag nel movimento. Io di solito lascio sempre SD perché comunque sia una definizione secondo me buona, stesso con più fluidità. Poi andando a cliccare il simbolo a destra andremo a mettere l'immagine a tutto schermo, e poi tornando indietro potremo fare uno swipe verso sinistra e abbiamo delle altre opzioni. Una delle più importanti è collegamento a sfere di pistola. Questa secondo me è una traduzione un po' a cavolo dell'italiano, ma cosa vuol dire? Adesso vi faccio vedere. Se io giro la telecamera verso di me, vedete che nel quello che è il riquadro sopra, cioè quello di questa videocamera, quella fissa, c'è un quadratino blu. Se io adesso vado a girare la telecamera verso di là, ok, quindi la telecamera sopra inquadra un drone, quella sotto inquadra me. Se voglio che la telecamera sopra vada nella stessa posizione della telecamera quella fissa, basterà andare a muovere il quadratino blu e vedete che la telecamera si posiziona dove io ho messo il quadratino blu, e quindi va esattamente in questo caso dove sta inquadrando l'altra videocamera. Poi un altro aspetto interessante, sicuramente inseguimento intelligente, che è una sorta di active track. Adesso lei è molto vicino, quindi non mi aggancia come soggetto perché sono troppo vicino, ma adesso guardate, se mi allontano vedete che appare un quadratino giallo intorno a me. Questo cosa vuol dire? Che ha agganciato il soggetto, quindi una volta agganciato il soggetto lei lo andrà a seguire. Adesso vi faccio vedere meglio cosa intendo. Lei mi ha agganciato, se io vado a spostarmi vedete che la telecamera mi segue. Adesso ritorno al mio posto e lei continua a seguirmi. E sicuramente per una telecamera che, ragazzi, abbiamo parlato poco fa del suo prezzo, che è di 39 euro, il prezzo attuale è davvero pazzesco, appunto anche una caratteristica di questo tipo su due videocamere. Cioè abbiamo la telecamera sotto che si tiene inquadrato il soggetto però non lo può seguire, ma quella superiore segue il soggetto, ed è questo un aspetto di quelli che veramente diventa utile avere la doppia telecamera, perché quella sotto sarà sempre puntata verso una porta, una finestra, mentre quella sopra potrà tranquillamente seguire il soggetto, ed è sicuramente molto molto utile questo aspetto per quanto riguarda questa telecamera di Seatronics. Allora, adesso voglio solo farvi vedere l'ultima cosa, cioè attivare le notifiche. Vado in gestione notifica degli allarmi, attivo ricezione allarme,
Ok, vedete che accensione riuscita. A questo punto l'applicazione, o meglio la telecamera, invierà una notifica all'applicazione quando rileva un movimento. Adesso vado in quello che è la schermata live, giusto per farvi capire, ma questo ovviamente la notifica vi arriva anche se non state guardando la live, qualsiasi cosa stiate facendo col telefono ovunque voi siate, perché lei ovviamente è collegata alla rete domestica del vostro modem o router, e la notifica vi arriva ovunque voi siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Quindi adesso vedete che io provo a muovermi, mi allontano, esco dall'inquadratura e torno. Vedete che lei comunque mi aveva già rilevato nello spostarmi. Quindi veramente è super reattiva anche nell'inviare una notifica. Adesso andiamo a disattivarla, se no iniziano ad arrivare notifiche a raffica, quindi disattiviamo. E una volta disattivato non riceveremo più la notifica. Questo è quello che è in grado di fare lei, la telecamera di sorveglianza Sitronic, una telecamera secondo me che a questo prezzo è davvero tanta roba da mettere nella nostra abitazione per darci più sicurezza, per tenere monitorato bambini, animali, appunto allarmi notturni quando non siamo in casa, tenere controllato appunto che qualcuno non sia entrato in casa nostra. Cioè davvero a questo prezzo non si può chiedere di più. Avete visto anche le caratteristiche, sono davvero pazzesche, appunto per i 39 euro che costa oggi, perché di solito lei, come abbiamo detto, è 59 euro, ma in questi giorni con il coupon sconto di 20 euro applicabile in pagina d'acquisto da Amazon il prezzo diventa di 39 euro. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione e la prova di questa Sitronic Security Camera con due telecamere indipendenti vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, anche di lei ovviamente erano arrivati degli spoiler, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.